l'idea, diciamo, progettuale è iniziata qualche anno fa. E mi hai detto che è durata 8 anni. Ma un pochino meno, 2001. Però da un po' dall'idea, insomma, e, diciamo, poi ci sono stati diversi cambiamenti, comunque, diciamo, poi l'idea d'opera finale è stata quella di ricreare un oggetto architettonico che si basasse principalmente su una modularità, che è quella che si legge sulla facciata, che è quella del 40 del pilastro e 120 dell'apertura, che si ripete, diciamo, all'interno di tutta l'abitazione. Si interrompe soltanto questa L di cui mi parlavi? Sì, diciamo che si interrompe soltanto creando questo vuoto dove c'è questo doppio volume. Quindi il terrapieno è pieno ai lati, sì, soltanto al centro nella zona spa, chiamiamola così, che poi vedremo. Cioè è aperto anche nell'ala sinistra della casa, è soltanto pieno soltanto da questa parte qui, perché per problemi anche di praticità non abbiamo potuto scavare troppo all'interno della cucina. L'edificio ha un'altezza interna quindi 7 metri, perché ci sono su due livelli, 3,20 m di piano, 40 di solaio e altri 3,20 di piano. Sono tre piani, enormi. Praticamente in realtà sono tre piani, un seminterrato, cioè anzi un interrato perché è totalmente interrato la zona piscina, la zona giorno e la zona notte. E hanno un'altezza di circa 3,20 m i due piani superiori. I piani identificano il doppio volume presente nella casa, il legno. E l'unica zona dove è stato usato l'infisso in acciaio è questa, dove abbiamo utilizzato un vetro unico che è stato, diciamo, poi affiancato. È un blocco unico di cristallo. Sì, un blocco unico. Ovviamente di diverse tonnellate. Sì, certamente. E qui, diciamo, la parte strutturale è sorretta da questi due pilastri che vogliono alleggerire molto la struttura, che sono stati poi totalmente riempiti in cemento armato. È difficile anche fare, molto, mi piace questa specie di angolo di vetro. Questo è stato fatto perché è la direzione che vede proprio la zona poi di Monte Carlo, la zona storica, quindi abbiamo anche voluto un po' valorizzare questa zona. Convessi, mai concavi. Sì, infatti, questo qui sono tutti vetri fissi. Nella parte alta si vede il barisol, cioè nella parte superiore abbiamo un lucernario che è stato totalmente, sì. No, questo è un lucernario. È un lucernario, un telo particolare che possa stare all'esterno e che dà una luce molto diffusa, sì, che la notte si illumina e dà questa sensazione di luce diffusa. C'è questo barisol, che è questa tenda, volgarmente parlato, quella del tessuto del cinema. Sì, è una con un doppio. Cioè c'è una struttura, diciamo, una specie di lucernario sopra, no? Perfetto. Che poi viene filtrato da questo telo. Sì. Bene, andiamo dentro perché c'è da parlare un sacco di qui sotto. È inquietante, signori, camminare su questo pavimento perché vai in piscina direttamente, no? Non è male, però regge? Sì. Bene, proseguiamo la visita di questa meraviglia. E voi con noi, grazie. And open your hearts. Ecco, mi piace molto questa cosa di cui parlavo, questa infilad, ma hai rotto la fuga, l'armonia della modularità squadrata della casa, perché hai creato questa cosa, è un'esigenza della committenza? La committenza inizialmente qui c'era uno spazio esterno e proseguiva con un portico che aveva la medesima modularità. Uh-huh. E la proprietaria invece voleva sfruttare questo portico esterno, cioè voleva che diventasse uno spazio interno, quindi in qualche modo non, inizialmente... Ah, vedete, infatti questi portanti, queste colonne erano... Sì, quindi diciamo qui abbiamo rotto con quello che è l'elemento modulare della casa. E la proprietaria voleva spazio esterno per ricavare la sala da pranzo, perché forse era più giusta qui invece che in salotto. Sì, forse era anche più in diretto contatto con quella che era la cucina. Una variante E anche qui abbiamo utilizzato una vetrage che a angolo non avesse l'infisso, in modo da avere sempre una maggiore visuale verso l'esterno. Un vetro vivo, non c'è nessun tipo di intercapedine. Pulita, lineare, molto molto bella. Anche qui ci sono anche qui una sorta di bow window, perché sopra anche vetro, una serra, farà un caldo pazzesco presumo in estate, e qui c'è la tenda che scende a tutta altezza.